Salve a tutti ragazzi, benvenuti qui su un nuovo video su Di Tutto un Tubo. Questo video mi sono preparato anche il foglio. Praticamente volevo farvi dei ringraziamenti e le novità a proposito del canale. Allora, i ringraziamenti sono per le views sui due video che ho fatto. Tra l'altro, il primo del canale, che era quello su The Witcher 3, trucchi e consigli. Vi ringrazio per i messaggi che avete scritto sotto, per tutte le view e anche per le view che ci sono arrivate sul video di Schiaffi e Fagioli, quel video dove vi mostro il gioco di Bud Spencer e Terence Hill. Tra l'altro ringrazio anche i creatori del gioco perché ho visto che hanno retweetato il mio video sul loro profilo di Twitter. Quindi grazie per le 2000 views solo su questi due video, grazie anche alle view sugli altri video che stanno crescendo pian pianino. E passando alle novità del canale, allora la prima novità è che probabilmente vi siete accorti nei video dove utilizzo l'HDPVR che in alto a destra appare il logo della APPUG. Perché? Perché i video che io faccio con l'HDPVR2 vengono poi anche pubblicati, vengono condivisi sul profilo di Facebook dell'APPUG Italia. E per questo la APPUG Italia mi ha mandato questa che vi faccio vedere, che è la maglietta che io indosserò ogni qualvolta utilizzerò l'HDPVR2, che è bellissima. Chi came stream on YouTube? Adesso è un po' storta. Ecco, così, così, mi piace. Ok. E niente, io li ringrazio per questo. Spero quindi di fare molti molti gameplay e varie cose appunto con le console Play 4, Play 2, Play 3, quello che è Xbox. No, l'Xbox non ce l'ho purtroppo. Però, come stanno andando le cose, mi sa che dovrò munire anche di quella. E a proposito di altre novità, parlando di soldi. Lo so che a qualcuno potrebbe non fregargliene assolutamente niente, però volevo solo mettervi al corrente che ho guadagnato il mio primo euro, anzi, a dire la verità, il mio primo dollaro su YouTube, grazie alla monetizzazione dei video. Quindi un grande traguardo. A me non me ne frega assolutamente nulla della gente che usa Adblock, ogni tanto lo uso anch'io. Quindi a me non me ne frega assolutamente nulla, tanto non ho 200.000 iscritti che mi fottono i soldi perché usano Adblock, quindi fate come vi pare, non me ne frega assolutamente niente. Se volete piuttosto iscrivetevi a YouTube Red. Stavo dicendo iscrivetevi a RedTube, ma non sarebbe suonato molto bene. Un'altra novità è che lunedì, speriamo nei Corrieri, dovrebbe arrivarmi la scheda video nuova per il PC, che è la 970 della MSI, così almeno anche la qualità dei video potrebbe anche aumentare, visto che potrò usare i giochi a una qualità più alta. E poi vi sto parlando con la webcam nuova, che è la C920 della Logitech, e a me sembra che i video li faccia abbastanza bene. Devo ancora capire qualcosina sulle impostazioni. Come registrare a 1080p a 30 frame, perché questa cosa c'è scritta sulla scatola, ma in tanti hanno dei problemi, e anche trovare il programma giusto per utilizzarla. Nel metterla dentro ai gameplay non è quello il problema è quando voglio registrare tipo così come sto facendo adesso a schermo intero. Poi, un'altra novità è la riapertura, o l'apertura da zero, chiamatela come vi pare, di un altro canale, sempre tra virgolette mio, che si chiama MMORadio. Che cos'è MMORadio? MMORadio è nato su Spreaker. Spreaker è una piattaforma dove le persone possono fare le proprie radio, cioè si mettono lì e se, la gente li può soltanto ascoltare. E sono delle vere e proprie radio, delle web radio. È una piattaforma dove la gente può caricare sopra le proprie canzoni e in più fare dei commentary e tutto quello che vogliono. MMORadio è nata su Spreaker qualche anno fa. E tra l'altro vi lascio il link qui sotto. Guardo di lì perché ho il PC che ho il monitor dove sto guardando che cagate dico. E quindi vi lascio il link qui sotto per andare ad ascoltare le vecchie vecchie puntate. Poi da Spreaker eravamo passati su Ustream, se non sbaglio, poi avevamo fatto il balzo, eravamo passati su Twitch e siccome che Twitch non, come si dice, non salva per
tanto tempo le puntate, io le ho prese e le ho esportate su YouTube. Se voi cercate il canale MMORadio su YouTube, potete andare a vedere le vecchie puntate di Twitch. Non ci sono tutte, ne ho postata qualcuna giusto per salvarle. Che cos'è MMORadio? MMO sta per Massive Multiplayer Online, quindi si parlava degli MMORPG, quindi World of Warcraft, tutto quel genere lì, insomma. Adesso però, essendo che il panorama MMORPG sta un po' calando, cioè ci sono poche novità, escono sempre gli stessi giochini e tutto quanto, abbiamo deciso di riesumare MMORadio, ma parlando un po' più in generale. Parlo al plurale perché non sarò da solo, ma sarò in compagnia del mio amico Andrea, che potete vedere appunto sulle altre puntate. Quindi, a breve verrà riesumato. E niente, il format cambierà perché prima Spreaker era Spreaker, sì. Prima MMORadio era completamente in live, su Twitch andavamo in live il martedì, se non ricordo male, ma abbiamo deciso di cambiare format, quindi gireremo i video in settimana e li pubblicheremo un giorno preciso. In questo modo saremo anche più lineari con le pubblicazioni dei video. Insomma, verrà fuori una cosa tipo quei due sul server. Ecco, non so se li conoscete, però verrà fuori tipo una roba simile. Poi, abbiamo parlato di MMORadio, dovrebbe esserci anche, come novità, qui per di tutto un tubo, la collaborazione con un negozio qui della zona di videogiochi. Adesso non vi dico il nome, non vi dico niente. Però a breve avrete delle novità e questo porterà vantaggi sia a noi che anche a questo negozio, con anche tornei e via dicendo. Poi no, parliamo di nuovi video che arriveranno, se ce ne sarà uno in cui parlerò, sarà una specie di tutorial in cui vi parlerò di come funziona il firewall di Windows. L'avevo già detto che l'avrei fatto. Però non ho più trovato il tempo perché ho fatto gameplay o ho fatto altre cose. Continueranno i gameplay di Transformers, Devastation, e appunto con l'arrivo della nuova scheda video cercherò anche di fare dei nuovi gameplay, anche di giochi un po' più pesantucci, tipo COD, che è Black Ops 3 che è uscito adesso, e anche un Fallout probabilmente, magari una carriera che sarà molto molto lunga. E niente. Quindi questi erano i ringraziamenti, le novità sul canale. Ditemi come caspita si vede questa cavolo di webcam nuova. E vi ringrazio ancora per i commenti sotto al video. In inglese si dice video. Sotto al video di The Witcher 3. E quindi ho apprezzato anche chi mi ha detto: guarda, l'hai fatto troppo lungo, forse dovevi specificare meglio alcune cose. Lo so, ragazzi, lo so, è stato il primo video, 1 ora e 40 di video, forse è stato un po' troppo, però comunque vi ringrazio e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.